Siamo pronti? Comincia Andiamo, Mario. Andrea. Va mai? Vado? Sì. Sì. Va bene. Carissimi amici, un buonasera. Benvenuti a partecipare a questa incontro in streaming sui problemi della sanità organizzato dal Movimento dei Repubblicani Europei. Ciao Niccolò Rinaldi, che vedo apparire nel riquadro. Per prima cosa, prima di fare i saluti di rito e i ringraziamenti fare poi a tutte le persone intervenute, a chi ci ha aiutato e collaborato alla realizzazione, vorrei proprio passare la parola per una sorta di introduzione all'onorevole Niccolò Rinaldi, che è il presidente nazionale del Movimento dei Repubblicani Europei. La parola a te, caro Niccolò. Mario, grazie mille, buonasera a tutti, un piacere rivedersi per la nostra diretta, un grazie particolare anche ad Andrea Pollonara che come sempre con grande puntualità predispone
tutta la installazione tecnica perché queste dirette possono avere luogo. Un grazie di cuore ai relatori di oggi pomeriggio, a Roberto Calamospecchia, Marco Candela, Sergio Ganzetti, Rodolfo Gatti, Achille Ginnetti, Luca Guazzati, Augusto Melappioni, Amedeo Pancotti, ovviamente la carissima Luciana Sbarbati che poi concluderà. Il ringraziamento credo che sia dovuto per almeno per tre ragioni. Innanzitutto per aver trovato il tempo e l'interesse per partecipare a questa diretta coordinata dal settore sanità dell'MRE che in questo modo credo possa contribuire a un dibattito che è in corso in tutto il paese. E Mario, veramente apprezziamo moltissimo questo tuo impegno per aver messo su e per coordinare questa tavola rotonda. Poi perché tutti voi siete molto impegnati nel lavoro come operatori sanitari e questa è un'iniziativa nel nostro piccolo, decisamente un'iniziativa politica che permette di dare anche un contributo politico da parte delle vostre professionalità. Abbiamo bisogno proprio di cittadini che si impegnano, che non mollano, che cercano di intervenire sui problemi della collettività attraverso le loro competenze. E poi un grazie particolare perché tutti voi appartenete a una categoria che è stata così e che è tuttora così esposta e così colpita dalla pandemia. Non ho gli ultimi dati, ma credo che siamo ormai a quasi 350 vittime di camici bianchi colpiti dalla pandemia, deceduti nel corso di questa terribile emergenza, un sacrificio che è stato fatto in silenzio, un sacrificio che è stato fatto con un'abnegazione ammirevole. Se il paese sta tenendo è veramente in grandissima parte perché coloro che animano con il loro impegno professionale, con la loro motivazione, il settore sanitario non hanno mai mollato e sono sempre stati vicini ai pazienti e alle istituzioni. È chiaro che la nostra discussione avviene in un momento nel quale il paese, come dire, si è svegliato e si rende conto dell'importanza capitale di un sistema di sanità pubblica in particolare, ma di sanità pubblica e privata. Non è più questione, come dire, che qualcuno può considerare settoriale, un comparto fra i tanti, ma si tratta di un pilastro per la tenuta dell'insieme della nostra società. È un quadro, credo, quello italiano, che si può definire a tinte varie, con delle grandi eccellenze, con delle grandi criticità, con una dedizione fantastica del personale, con un eccesso, credo, di burocrazia, un tema che abbiamo ritrovato anche nella discussione sui problemi della scuola, con un'organizzazione a volte efficace, ma anche con un indebolimento dei presidi territoriali, con ottime università, ma al tempo stesso con tantissimi laureati che lasciano il nostro paese dopo essersi formati da noi e vanno a trovare lavoro altrove. Credo che si parlerà di questo e di molto altro in questa tavola rotonda. Concludo soltanto con un accenno a una questione che è stata, come dire, ormai archiviata, ma io vorrei tornarci sopra. Vale a dire un tema che ha diviso la classe politica italiana, che non so se sarà trattato dai relatori, non so nemmeno quale sia la loro opinione in merito, ma che ha tenuto banco nei mesi scorsi. Vale a dire il possibile eventuale accesso dell'Italia ai fondi del MES per la sanità pubblica. Stavamo parlando di 37 miliardi che l'Italia avrebbe potuto ottenere in condizioni di prestito facilitato, agevolato per intervenire sulla sanità del nostro paese. Quello che era interessante secondo me non erano tanto le condizioni del prestito a tassi di fatto negativi, visto che con gli interventi della Banca Centrale e i fondi del Next Generation l'Italia ha modo di intervenire sui mercati, di avere prestiti a tassi comunque molto, molto buoni. Ma quello che secondo me abbiamo perso come occasione rinunciando al MES per la sanità era di avere un vincolo chiaro, formale, non con noi stessi ma con l'Europa, e a volte abbiamo bisogno proprio dei vincoli con l'Europa per fare le cose nel nostro paese, perché altrimenti i nostri impegni noi non li teniamo da soli.
al fine di rimettere in sesto il nostro sistema sanitario. Con 37 miliardi vincolati alla sanità avremmo potuto fare moltissime cose, rafforzare la nostra ricerca, la ricerca in particolar modo degli istituti universitari legati ai policlinici, avere stoccaggio di materiale a sufficienza per far fronte a prossime, speriamo di no, ma prossime crisi. Avremmo potuto riorganizzare i presidi territoriali che spesso sono invece colpiti e diventano rami secchi secondo alcune interpretazioni per risparmiare sul bilancio. Avremmo soprattutto potuto intervenire con degli adeguamenti salariali per tutto il personale medico, che sono assolutamente doverosi perché i nostri stipendi non sono in linea con quello che succede in molti altri paesi europei. Avremmo potuto lavorare sulla digitalizzazione della sanità, creare progetti di cui si parla da moltissimo tempo. Pensate alla cartella unica digitale per il paziente sul livello nazionale, non soltanto a livello regionale. Avremmo potuto avere quell'integrazione programmatica tra sanità, scuola, imprese e amministrazione. Tutte sfide che rimangono comunque sul tappeto, le dovremo a un certo punto affrontare, purtroppo senza i fondi dei 37 miliardi che l'Europa ci avrebbe dato e che avrebbero dovuto rappresentare, avrebbero sicuramente costituito una sorta di piano Marshall per la sanità del nostro paese. Un grazie ancora e Mario, a te la parola. Grazie, grazie mille caro Nicolò. Soltanto pochissime parole per cercare di organizzare al meglio questa riunione. Io mi scuso con tutti coloro che interverranno, che ringrazio comunque per la loro disponibilità, per la passione che ci hanno messo, per il contributo anche scritto a volte che ci hanno mandato, se il tempo sarà un po' tiranno. Mi tocca fare per una sorta di legge di contrappasso, probabilmente il moderatore, io che moderato, specialmente quando si parla di sanità, lo sono sempre stato abbastanza poco. Comunque mi scuso in anticipo se sarò costretto nel momento in cui si stanno per superare i 5 minuti consentiti ad intervenire facendomi magari vedere di fianco a voi per farvi capire che il vostro tempo è terminato. Dicevo soltanto una cosa, cioè che ribadisco che quello che riusciremo a ricavare da questa riunione, dagli interessanti contributi che ognuno di voi porterà sul tema della sanità, è nostra intenzione di fare un documento che possa essere portato sia per quanto riguarda la vostra professione e voi stessi che noi come movimento, per quelle che possono essere le lotte future che tutti quanti ci impegniamo a fare per la sanità. Allora, cari amici, il primo relatore, perché andremo in ordine alfabetico, è il nostro amico Roberto Calamo Specchia, che ci parlerà dei problemi della sanità in generale. Lo ringrazio e lo saluto dalla bellissima Ostuni, dalla quale lui proviene, e gli do immediatamente la parola. A te, caro Roberto. Buon pomeriggio a tutti. Sono Roberto Calamo Specchia di Ostuni, chirurgo oncologo. Anzitutto vorrei ringraziare Luciana Sbarbati e tutti coloro i quali hanno consentito la realizzazione di questo evento, per aver voluto che anch'io dessi il mio contributo. Un contributo che darò dall'alto o dal profondo dei miei 74 anni, quindi avvalendomi della mia esperienza professionale di tanti e tanti anni di attività. Il tema della serata, quanto mai attuale e direi anche purtroppo particolarmente sentito, è quello delle prospettive per la sanità post-Covid. Nel momento in cui diciamo post-Covid, speriamo in qualche modo che il Covid non ci sia più e quindi ci proiettiamo in un futuro possibilmente senza Covid. Ma io purtroppo non ci credo, perché ritengo invece che noi dovremo quasi imparare a convivere con questa triste realtà, quella del Covid appunto. Però questo non significa che non possiamo essere animati da un minimo
di ottimismo e anche che non si debba affrontare con razionalità quello che appunto sarà il nostro futuro. Del resto noi repubblicani siamo sempre stati estremamente razionali e la forza della ragione è sempre stato lo strumento con il quale abbiamo guardato verso il futuro. Ma veniamo appunto alle prospettive, ai progetti che noi riteniamo di dover attuare, speriamo di poter attuare, dando appunto il nostro contributo. Punto primo, uniformità fra le regioni. Io ritengo che non esista assolutamente il modo e non ci sia assolutamente la possibilità, non si debba avere la possibilità che ancora oggi ci siano regioni di serie A e regioni di serie B. Purtroppo soprattutto le regioni meridionali e le isole, per motivi storici sui quali non è il caso adesso di entrare, si trovano in una condizione dal punto di vista sanitario che a volte è veramente precaria e lo sappiamo tutti. Anche se vogliamo, riconosciamolo, per sprechi, anche per corruzione, e quindi bisogna sicuramente mettersi nelle condizioni, anche centralizzando il più possibile il tema della sanità e quindi evitando diaspore fra Stato e regioni, mettere le regioni su tutto il territorio nazionale in una condizione di uniformità. Secondo punto, medicina del territorio. Va potenziata al massimo, soprattutto l'assistenza domiciliare. L'esperienza personale di decenni di assistenza domiciliare al malato oncologico in fase avanzata mi ha convinto che l'assistenza domiciliare, il domicilio del paziente, costituisca il modo migliore e il luogo migliore dove assisterlo. Quindi ovviamente l'assistenza domiciliare presuppone un impegno sempre maggiore e un coinvolgimento sempre maggiore dei medici di medicina generale. Poi andrebbero istituite le cosiddette case di comunità, che non sono dei semplici, banali, oserei dire, poliambulatori, ma sono un punto di riferimento, o dovrebbero essere un punto di riferimento per tutta la collettività, dove le varie discipline mediche si integrano fra di loro, non sono delle monadi isolate, ma le varie specializzazioni si uniscono, si collaborano fra di loro per dare un servizio sempre più adeguato alla cittadinanza. Poi ci sono gli ospedali di comunità che già esistono, però vanno anch'essi potenziati perché rappresentano un ottimo filtro. L'altro filtro è rappresentato dagli ospedali piccoli, chiamiamoli così, che costituiscono o dovrebbero costituire, a mio avviso, un secondo filtro prima che si arrivi a grandi ospedali regionali, dove si dovrebbe arrivare solo in casi estremi e per patologie particolarissime. Ora, questo è il secondo punto, secondo me, che va estremamente considerato, la medicina del territorio. Veniamo al terzo punto, la prevenzione. Tutti diciamo sempre, meglio prevenire che curare, però tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, come si suol dire, nel senso cioè che la prevenzione non sempre viene attuata nella maniera migliore. Anche qui faccio riferimento alla mia esperienza all'interno di un'associazione Onlus, dove abbiamo fatto tanta prevenzione, facciamo tuttora tanta prevenzione delle malattie tumorali neoplastiche maligne, però non sempre questo è possibile, e io direi che la prevenzione va sicuramente in futuro potenziata, non solo per quanto riguarda il settore oncologico, ma per tutte le patologie, per esempio le malattie cardiovascolari, le malattie degenerative, le malattie neurologiche, sono tutte patologie che, per le quali si può e si deve effettuare un discorso serio di prevenzione sul territorio. Infine, altro punto da considerare è quello della medicina pubblica, delle ASL. Io ritengo che le ASL, purtroppo, a mio avviso, siano andate incontro a un processo di aziendalizzazione, chiamiamolo così, eccessivo. Quando sono nate nel 1993 le ASL, si sono chiamate appunto azienda sanitaria locale. Però questo che significa? Che questa mentalità di un'azienda, e quindi questa mentalità del profitto,
ha finito per farla da padrone rispetto a una mentalità diversa che è necessario attuare in sanità. La sanità non è, l'azienda sanitaria non può essere considerata come una qualsiasi altra azienda, che devo dire, come un'azienda che, scusate il termine senza voler offendere nessuno, ma come un'azienda che fabbrica vasi di plastica o tavolini da giardino, voglio dire. La sanità fabbrica salute, e la salute è ben altra cosa. Quindi il concetto del profitto vale fino a un certo punto. Ci sono settori nei quali il profitto non esiste. Vedi la rianimazione e altri settori nei quali indubbiamente mi avvio alla conclusione, mi rendo conto. E quindi la sanità deve essere azienda, ma fino a un certo punto. Poi c'è ovviamente la sanità, secondo me si deve avvalere del privato. Il privato però deve essere un privato convenzionato e non un privato per pochi eletti. Infine va dato molto spazio anche alle ONLUS, e tutto questo, amici carissimi, si può ottenere solo attraverso un processo di innovazione che si avvalga della tecnologia, e soprattutto si può ottenere, e concludo, con l'utilizzo di personale e quindi di capitale umano che sia adeguatamente preparato. E da questo punto di vista, purtroppo, anche l'esperienza Covid ci ha insegnato che c'è poco personale a disposizione. Quindi, per esempio, e concludo, scusatemi, il numero chiuso in medicina va sostituito con il numero programmato, quindi diamo spazio, creiamo medici, creiamo specialisti, creiamo infermieri e evitiamo quindi la fuga dei cervelli all'estero, come è stato già detto giustamente, evitiamo anche i viaggi all'estero della speranza di chi se lo può permettere e non tutti possono. E quindi con questa speranza che cioè si realizzino le cose che io ho detto non come mera utopia ma come possibile realizzazione, vi saluto, vi ringrazio, vi auguro a tutti buona serata. Buonasera. Grazie. Grazie mille caro Roberto. E procediamo con una certa velocità, come vi dicevo purtroppo il tempo è tiranno. Il successivo relatore, il prossimo relatore sarà il dottor Marco Candela, direttore della unità operativa di medicina dell'ospedale Carlo Urbani di Jesi. Prego Marco. Sì, buonasera a voi tutti. Consentitemi innanzitutto ringraziare Luciana Sbarbati e Mario Sardella per questo invito. Io partecipo sempre molto volentieri a degli incontri che riguardino la salute, anche perché non me ne vogliate, ma penso che il partito a cui sono più legato è il partito dei malati. A parte questo, diciamo, volevo fare soltanto delle premesse molto veloci di ordine generale e poi calarmi un tantino nella realtà ospedaliera che appunto è un po' da alcune decadi è la mia vita. Per quello che riguarda le premesse in generale, in grosso modo abbiamo già sentito parlare che il Covid ha scoperchiato molti dei nostri nervi. Quindi voglio dire, abbiamo affrontato questa situazione dopo con organici che sono stati decimati negli ultimi 20-30 anni e quindi chiaramente con delle difficoltà non indifferenti. Quello che gradirei è che secondo criteri meritocratici ai tecnici venga data la governance e alla politica chiaramente il potere decisionale e il potere di controllo, perché molto spesso queste situazioni si imbricano con risultati che non sempre favorevoli. È stato già detto, dobbiamo assolutamente limitare la burocrazia, siamo oberati di carte, scartoffie, e tutto questo va a detrimento del tempo clinico. Noi non abbiamo il tempo di poter parlare con i nostri pazienti, cosa che è fondamentale, perché molto spesso dietro una parola, dietro un sorriso, ci sono dei risultati forse superiori anche a alcuni trattamenti farmacologici. Credo che l'ambiente repubblicano sia quello giusto, nel senso che dobbiamo individuare un modello tipo di aggregazione sanitaria che corrisponde un po' alla sintesi delle migliori best practice in atto, e insomma il mio messaggio forte e chiaro: dobbiamo avere un unico piano sanitario nazionale che ridimensioni fortemente quella che è la decisionalità tante volte diciamo antirisorgimentale delle regioni.
Questo è, diciamo, il discorso di tipo generale. In ambito ospedaliero dobbiamo capire che ormai sono cambiate le tipologie dei pazienti e i tempi di degenza. Quindi alla luce di queste grandi variazioni vanno rivisitati i reparti ospedalieri. Il Covid ci ha insegnato che dobbiamo creare delle strutture cuscinetto appunto per emergenze particolari, e la sempre maggiore complessità, siamo sempre molto contenti nel dire dell'invecchiamento e quindi dell'aumento dell'aspettanza di vita, però ricordate che tutto questo produce anche complessità. Quindi attualmente, parlo soprattutto per i poveri infermieri e operatori sociosanitari, ci sono minutaggi assistenziali che sono assolutamente anacronistici in confronto nel rapporto appunto alla complessità sempre progressiva del paziente medio. È ora che ce la finiamo di fare delle tabelle così spesso, così giusto per omaggiare qualcuno, ma dobbiamo pensare a ambulatori integrati, polispecialistici, polidisciplinari, che siano per patologia o tipologia di paziente. E è stato già accennato, forse non mancano i medici, ma mancano tanti specialisti, e anche quest'anno lasciamo 12-13 mila giovani a spasso per il famoso imbuto formativo degli specializzanti. Altra cosa assolutamente importante, noi non abbiamo ancora capito l'importanza della riconciliazione farmacologica, continuiamo a curare con dei farmaci i sintomi prodotti da un farmaco precedente, e quindi chiaramente tutto questo aggrava la situazione clinica del paziente e soprattutto aumenta anche i costi di gestione. Inoltre direi che sicuramente i nostri salari dovrebbero essere adeguati a quello che è lo standard europeo, perché non si capisce, due cose non si capiscono. Il primo, perché ci sia una differenza tra un medico ospedaliero, universitario, un medico di famiglia italiano rispetto al resto dell'Europa, e il secondo, non si capisce perché dobbiamo, per fornire delle prestazioni con almeno urgenza, l'emergenza, perché l'emergenza è sempre assolutamente tutelata, però dobbiamo ricorrere all'istituto della libera professione, facendo pagare due volte al cittadino oltre quello che già paga sulle tasse. Ultimo argomento è la digitalizzazione. Io sono un profondo, occupandomi molto anche di malattie croniche, sono un profondo fautore dell'importanza della telemedicina, perché potremmo risparmiare tempi, denari, costi sociali e quant'altro, e trovo assurdo che ancora in tante realtà non sia possibile avere una piattaforma con il territorio in modo dell'interscambio. Io ho necessità di conoscere dal patient summary del medico di medicina generale la situazione di quel determinato paziente, il medico di medicina generale ha il diritto dovere di essere al corrente delle nostre lettere di missione e di che cosa abbiamo fatto durante la degenza. Mi sono molto grato. Bene. Marco, sei stato bravissimo. Anche per quanto riguarda il rispetto dei tempi, sei stato andato alla perfezione. Mi permetto di riprendere soltanto per un minuto qualche cosa che poi naturalmente riprenderà Luciana nella sua conclusione. È importante che noi riportiamo assolutamente alcune funzioni della sanità a livello nazionale, cambiando quello che è il titolo quinto anche della Costituzione in questo senso. Chiudo la parentesi perché devo rispettare anch'io i tempi che impongo alle altre persone. Ora la parola il dottor Sergio Ganzetti, cardiologo, che è stato cardiologo presso l'ospedale di Iesi. A te la parola, Sergio. Amici, signori, grazie. Vorrei fare anche una precisazione che forse potrebbe essere utile ad inquadrare l'intervento. Dopo essere andato in quiescenza dall'ospedale, ho seguito soprattutto gli aspetti sociali della medicina, seguendo il problema delle vaccinazioni. Ho conosciuto Ricciardi, ho conosciuto un mondo che prima avevo soltanto sfiorato. La pandemia ha svelato cose che non sapevamo di noi stessi e del nostro servizio sanitario. Regioni che sembravano all'avanguardia hanno dimostrato i loro piedi d'argilla. Altre si sono rivelate più equilibrate. E perché parlo di regioni? Perché uno dei primi problemi a venire fuori, come tutti abbiamo detto, è una delle poche volte che sono contento che diciamo le stesse cose tutti quanti,
è che un problema fondamentale è quello dei rapporti Stato centrale-regioni e che è il primo da coordinare, da armonizzare, da risolvere nelle proprie defaianze. Il secondo aspetto di cui vorrei parlare, ma molto, molto, molto rapidamente, è il problema della sanità che dovrebbe essere, dal mio punto di vista, prevalentemente pubblica. Sanità pubblica e sanità privata possono coesistere, hanno delle impostazioni di filosofia sanitaria completamente diverse, possono essere complementari, ma la prevalenza deve essere data alla sanità pubblica, senz'altro. Sarò breve per ogni argomento che provo a trattare. La maggiore evidenza che è balzata agli occhi non solo di me come medico, ma anche me come tramite tra diverse persone che telefonavano, si facevano vivere, avendo conosciuto questo mio interesse per l'aspetto sociale oltre che sanitario, era che la medicina del territorio, che l'avevamo trascurato per tanti anni, si è rivelata fondamentale. Dove questa medicina era stata quasi azzerata, le cose sono andate peggio. Dove la medicina del territorio aveva ancora qualche valenza, le cose sono andate un pochetto meglio. È fondamentale, altrimenti costruiamo una piramide rovesciata. È inutile avere delle eccellenze che poi non hanno un minimo di stabilità. Per quanto riguarda la medicina del territorio, penso, proprio parlando anche con tanti colleghi e anche con tante persone normali, che un problema sia stato che c'è stata la sensazione di essere lasciati un po' da soli. Lasciati da soli, tante volte neanche privati di dispositivi di protezione individuale, altre volte senza un supporto di telemedicina, senza un supporto di qualche riferimento per impostare una terapia domiciliare, questo soprattutto nei primi giorni, nei primi tempi. Il ruolo del medico di base va nettamente rivalutato. Io penserei che sarebbe fondamentale non solo metterle al centro, ma consentirgli di lavorare meglio di quanto ha potuto fare finora. E sentendo qualche opinione ho pensato, perché non considerare questo? È una stupidaggine provocatoria. A parità di retribuzione, proviamo a vedere se il numero degli assistiti per ogni medico di base è eccessivo. Perché con i vincoli burocratici che c'ha, con un numero alto di assistiti da curare, cosa pretendiamo di più dal medico di base? Invece sarebbe possibile coinvolgerlo anche nel seguire i pazienti al di fuori del proprio ambulatorio o della degenza del soggetto. Ad esempio, ho fatto per 10 anni la specialistica territoriale. Andavamo io e il medico richiedente al capezzale del soggetto. Lì veniva impostata la terapia, lì veniva impostato quello che potevamo fare. Negli ospedali di comunità, altro presidio fondamentale che è previsto dal recovery plan e che non è così diffuso come dovrebbe, la figura del medico di base potrebbe essere sgravato da un numero di incombenze, potrebbe essere presente per seguire dei pazienti che necessitano o in tempi brevi di una osservazione breve ma intensa con una semiotica strumentale, vuoi di laboratorio, vuoi di radiologia, vuoi di cardiologica per arrivare alla diagnosi, oppure per le degenze post-operatorie. Sappiamo che nei reparti ospedalieri c'è necessità di posti per venire incontro anche a una dinamica del paziente, si fanno delle dimissioni anche piuttosto rapide. Quale famiglia è in grado di assistere a casa se non c'è la presenza del medico di base in modo continuo? Ci siamo passati tutti, anche noi che eravamo del mestiere. Oltretutto, in questi ospedali di comunità potrebbe servire anche a fare un effetto scivolo dall'ospedale, dal grande reparto di alta tecnologia al domicilio, e qui la figura del medico potrebbe essere fondamentale. Bisogna restituirgli non solo la dignità che ce l'ha perché sono bravi, perché hanno operato con coraggio e prezzo del sacrificio in certe circostanze, ma anche i mezzi,
quale semiotica strumentale gli diamo, quale telemedicina forniamo al medico di base. È lì che si gioca quasi tutto. Poi ci sono le case della salute che dovrebbero essere implementate anche alla luce delle esperienze che abbiamo fatto noi e nelle altre regioni. E io questi pochi appunti vorrei dire che sono un cantiere in corso. Pensavo di dover parlare tra amici quando mi era stato proposto, invece è una cosa molto grande. Noi siamo un cantiere aperto e lavori in corso. Da qui partiamo. Vi ringrazio. Grazie a te Sergio, grazie a te anche per la sintesi che sei riuscito a mettere in un discorso molto articolato. Passo quindi al successivo intervento, che sarà del dottor Rodolfo Gatti, buonasera, medico di medicina generale di Brindisi. Brindisi, sì. Va bene, sì. Piacere di vederti, caro grazie. Rodolfo. Passo grazie a voi tutti. È un piacere anche perché vedo dei visi molto familiari e sono molto cari. Io come medico della Federazione Medica di Medicina Generale, la FIMG, operiamo quotidianamente sul territorio dal momento della pandemia. Oggi per esempio abbiamo fatto le vaccinazioni agli ultra ottantenni, ho punturato per la seconda volta la mia ultra centenaria. Abbiamo fatto un grande filtro quando è venuta meno la trasmissione forse fra l'ospedale, la polispecialistica ambulatoriale e il cittadino in seguito alla pandemia. Abbiamo e stoniamo ancora un iter burocratico quotidiano che è mastodontico, non è solamente ricette online, prescrizioni, ma sono anche telefonate, cercare di rasserenare il cittadino. Poi ci sono i triage telefonici. Io personalmente ho 5 in quarantena. Significa ogni giorno contattarli, chiedere come va, come non va, poi nel limite del possibile anche andarli a vedere, trovarli e rasserenarli. Il leader burocratico poi si incrocia con tante altre carte, permettetemi, anche circolari, per esempio io domani dovrò fare un porto d'arme e quindi ora poi ci sono i rinnovi, c'è poi la necessità di fare anche la prevenzione, c'è la necessità di visitare il paziente e questo in ambulatorio con i limiti creati dalla pandemia ci determina il discorso delle prenotazioni, ma non sempre è possibile, neanche è possibile mettere alla porta persone anziane di 70 anni che sono venute nell'ambulatorio, bisogna rasserenarle e comunicare. Allora noi come medico, io come medico sono anche medico del lavoro e sono anche un medico sportivo. E in questo la mia apparecchiatura personale può servire, va dalla spirometria all'elettrocardiogramma, di là di questo il medico di famiglia sconta una politica di 10 anni a questa parte di accantonamento e anche di emarginazione. Notevoli sono i posti liberi per la medicina nel territorio, molti giovani non accedono più e non hanno neanche molto interesse a ricoprire l'incarico di medico di medicina generale. Il medico di famiglia veniva visto come qualcosa di superato o di godino. Non voglio entrare in polemica, anche politicamente si è sparato sul medico, sulla figura del medico di famiglia. Giorgetti, qualche altro, ha sempre cercato di minimizzare dicendo che eravamo obsoleti e superati. Quando invece, se noi andiamo in Gran Bretagna, andiamo in Germania, a parte il riconoscimento della specialistica come medico di medicina generale, medico di famiglia, ci sono i 3 anni, 5 anni di corso, la figura esiste, perché noi abbiamo drenato sul territorio, anche pagando fisicamente, molti colleghi sono deceduti, abbiamo drenato quello che non poteva essere più l'accesso al pronto soccorso. E noi abbiamo sostenuto un peso enorme. Io personalmente fino alle 10, alle 11 di sera, dalle 7 alle 23, alle 24, continuo ad avere comunicazione dai miei assistiti e lavorare online non sempre è compreso dall'assistito. Ci sono persone che ancora non sanno usare WhatsApp, non sanno usare, non hanno le mail, ma al di là di questo c'è anche la necessità di comunicare.
Noi abbiamo chiesto il rilancio della figura del medico di famiglia. Come associazione, come federazione dei medici di medicina generale, abbiamo portato a termine in Puglia, che purtroppo è una delle ultime regioni come numero di vaccinazioni portate a termine, abbiamo portato a termine tutti coloro che sono a casa, gli over 80, li abbiamo vaccinati tutti noi quasi. Poi ci sono le vaccinazioni per i cosiddetti fragili, poi ci sono i caregiver, poi ci sono le vaccinazioni che dovremmo fare, ma non sempre le scorte sono sufficienti. Questa eccessiva burocratizzazione, ricevere circolari alle 11 di sera, a mezzanotte, doverle leggere, poi l'indomani mattina alzarsi e andare a operare nel territorio per quanto sia possibile, è faticoso. Per questo ci sono molti colleghi che hanno anticipato anche l'andarsene in pensione. Se non si rinnova, non si danno strumenti alla medicina del territorio, ci sono anche i pediatri, c'è anche la guardia medica, io sono stato titolare per molti anni, inizio della carriera, titolare della guardia medica a Brindisi. Si lavorava, si è sempre lavorato tantissimo, si è fatto un filtro enorme. C'è un rapporto da ricostruire con il terzo settore, con della medicina, quello del comparto dell'igiene pubblica. Io personalmente sono stato anche medico scolastico, sono stato anche, però ad esempio queste traslazioni, spostamenti, simbiosi tra il medico di famiglia e questo settore sono state precluse perché sono scattate le cosiddette incompatibilità. Tutta la mia esperienza viene persa. E non è solamente la mia, ma ci sono migliaia di colleghi che potrebbero dare un contributo. Per cui ben venga quel discorso di integrazione, i cosiddetti ospedali di comunità, possono risolvere tanti problemi, anche di punto di vista economico, che una famiglia non può sostenere l'assistenza a un anziano, neanche la cosiddetta pensione di invalidità, il cosiddetto indennità di accompagnamento, non dà i sufficienti mezzi. Abbiamo l'assistenza domiciliare integrata sul territorio, questa andrebbe rinforzata, dovrebbe essere anche affiancata maggiormente dai comuni che dovrebbero fornire una maggiore quantità di servizi. Non sempre le famiglie ce la fanno, non sempre il medico di famiglia ce la può fare a sostenere questo carico. Abbiamo necessità di modernizzarci e va bene, lo stiamo facendo, però questo concorre alla necessità anche di avere delle regole uniche. Io non riesco più a concepire questo pluralismo regionale, non me ne voglia male gli amici, anche chi opera a livello regionale, forse paghiamo un eccesso di bonapartismo, con buona parte a fare le cosiddette regioni, ma avevamo necessità di avere un maggior radicamento nel territorio. E per questo chiediamo, come medici di famiglia, ma come medici del territorio, una maggiore integrazione, un maggior coinvolgimento, però non uno sfruttamento. E chiediamo per questo anche che con il cosiddetto terzo settore, mentre con la medicina ospedaliera in qualche maniera riusciamo a interloquire, molto spesso con quel comparto noi abbiamo delle difficoltà gestionali e ci troviamo non di fronte a un collega, ma ci troviamo un burocrate, ci troviamo la necessità di avere delle risposte rapide. Chiedo scusa, bisognerebbe che arrivassimo alla conclusione, per cortesia. Va bene, per la conclusione qual è? Speriamo che il post-Covid riassetti tutto, abbiamo bisogno di un reset generale, e questo lo possiamo accettare e lo dobbiamo fare, il senso di dovere ci impone questo, e noi saremo sempre pronti a fare il nostro dovere. Ringrazio tutti e chiedo scusa se ho travalicato gli orari. Questo, te ringrazio comunque, grazie tante Rodolfo. Il prossimo ad intervenire sarà il dottor Achille Ginnetti, anche lui medico di medicina generale da Osimo. Dico bene? Grazie, grazie, grazie di cuore ai Repubblicani Europei, a Luciana Sbarbati e Mario Sardella in particolare, grazie ai colleghi che mi hanno preceduto, che in gran parte hanno introdotto e affrontato alcune tematiche che ho intenzione di affrontare, che di esporre, e iniziando subito, però facendo non un passo indietro, ma due passi indietro. Com'era la sanità prima del Covid?
è stato già anticipato da Marco Candela, era una sanità ridotta all'osso, tagli su tagli su tagli, grossi interventi dei privati convenzionati, per cui molte persone erano costrette, ob torto collo, a rivolgersi al privato, ma non convenzionato, a pagamento, perché sappiamo benissimo una serie di prenotazioni di esami lontanissimi chilometri e dilazionati molto nel tempo. Praticamente cosa stava avvenendo? Di fatto si stava demolendo il Servizio Sanitario Nazionale, una riforma di straordinaria grandezza democratica che a tutt'oggi ci viene invidiata da molti paesi del mondo, ma soprattutto non si rispettava un dettato preciso della Costituzione repubblicana, l'articolo 32, dove si è appunto sancito che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti, ma proprio i più poveri spesso è quelli che erano costretti a rivolgersi alle cure, alle prestazioni a pagamento. Il Covid ha, nella sua tragicità, nella sua serie di morti e di malati gravi, comunque ha fortemente ribadito e rafforzato il concetto di una sanità pubblica e di un sistema sanitario pubblico che sia il perno dell'assistenza alle persone. Guardate, prima è stato detto della medicina convenzionata che deve essere comunque meno prevalente di quella pubblica. Scusate amici, non sono d'accordo. La medicina privata eroga prestazioni, il servizio sanitario prende in cura la salute delle persone dall'infanzia fino all'età avanzata. Questa è la grande differenza e questo è il grande obiettivo che anche, spero, i repubblicani europei vogliono portare avanti: la difesa e la salvaguardia del sistema sanitario pubblico nelle sue accezioni di università, universalità, di globalità e di uguaglianza. Veniamo al Covid. Nel Covid poi abbiamo capito, soprattutto verso la fine della prima fase, nella primavera scorsa, l'importanza di un intervento precoce nel territorio. Ecco, è stato più volte sottolineato la centralità del territorio come luogo di cura, luogo di diagnosi precoce e anche luogo di prevenzione, giustamente. E nel momento in cui i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta sono stati dotati sia dei dispositivi che della possibilità di intervenire precocemente avvalendosi delle unità speciali di continuità assistenziali, le USCA, in genere giovani medici preparati e formati, che grazie alla dotazione tecnologica dell'ecografo polmonare hanno avuto la possibilità di diagnosticare precocemente le implicazioni e le complicazioni polmonari in modo poi da poter seguire il medico di famiglia, poter seguire in maniera più appropriata, più vicina e più competente il malato di Covid a domicilio, ovvero altre volte la possibilità di indirizzare precocemente il paziente verso le unità di cura ospedaliere. Quello che appunto il Covid ci ha fatto comprendere è che il territorio deve essere fortemente rafforzato. L'esperienza poi avuta con la seconda e terza ondata, in cui questo sistema è sicuramente funzionato, evitando di far arrivare pazienti tutti con la febbre altissima da una settimana nei pronti soccorso, anche a fronte di un'aumentata prevalenza di casi, sicuramente ha rappresentato nel nostro territorio, ma credo anche nelle altre parti d'Italia dove le USCA sono state attivate, veramente una grande possibilità di far sì che non ci siano state o si siano fortemente ridotte le forme gravi dell'infezione di SARS-CoV-2. Quindi un forte rafforzamento delle cure primarie territoriali. Con che cosa? Attraverso innanzitutto, e anche questa direi che può essere una grande battaglia, una battaglia affinché sia istituito il corso di laurea in medicina e chirurgia che formino il medico di famiglia, attualmente, come sapete, delegato alle regioni. Non tutte le regioni fanno partire o comunque c'è una costante organizzazione del corso.
ma quello che soprattutto è importante è che il medico continui a essere un medico parasubordinato, non dipendente dalla struttura, della struttura pubblica, perché solo così si può, nel tempo, si può far sì che il rapporto di fiducia instaurato col paziente possa porrarsi per tempo. Perché ricordate, il tempo di ascolto, la fiducia che il paziente dà, la conoscenza che il paziente, che il medico ha del suo assistito, come sicuramente il collega può confermare, è di per sé già uno strumento di cura. E allora, e concludo, il recovery plan prevede l'istituzione di case comunità, delle case comunità, ovvero delle case di comunità che siano dei luoghi in cui le persone possono trovare, oltre al medico di famiglia in equip, in gruppo, con una minima dotazione strumentale, anche degli specialisti, gli infermieri, i fisioterapisti e così via. Benissimo, ci va molto bene, purché siano case di comunità di prossimità, che non sia, come è successo con le case della salute, la riconversione dei piccoli ospedali e fare in modo che lì ci siano tutti i medici del territorio, obbligando le persone a fare chilometri e chilometri per essere seguite dal proprio medico. Ancora una volta bisogna ribadire che la centralità delle scelte politiche sanitarie devono essere fatte esclusivamente sulla persona, perché sulla persona in senso lato, sia sul discorso della prevenzione, della diagnosi precoce e della cura. Solo così si potrà veramente dare una si potrà veramente far sì che anche per quanto riguarda l'impiego di risorse economiche venga razionalizzato e sicuramente siano efficaci per il mantenimento il più a lungo possibile di uno stato di benessere per la nostra popolazione. Ti ringrazio, grazie mille Achille Ginnetti, grazie dottore. Passiamo al successivo intervento che sarà di Luca Guazzati. Ciao Luca. Salve, sentite bene? Sì, abbastanza, sì. Luca Guazzati è un giornalista ed è anche il direttore della rivista Senza Età, Medicina e Salute, che riguarda il problema soprattutto degli anziani. Quindi Luca, ne hai facoltà, prego. Grazie, io vengo proprio oggi dal Ministero della Salute a Lungotevere Ripa e dove ho parlato con alcuni responsabili della nuova commissione per la riforma, si chiama così, della qualità della vita per le persone anziane. Stanno accumulando dati e mi è parso una cosa molto curiosa, adesso vi accennerò. Anzitutto però consentitemi di ringraziare Luciana Sbarbati per le iniziative, perché se è mancata una politica negli ultimi anni è stata quella politica del programma che appartiene ai repubblicani e ci appartiene anche nell'ideale che è quel programma di fare alcune azioni da mettere in pratica, appunto alcune azioni che possano guardare più in là del naso, come dico sempre io. Invece, per esempio, sulla sanità si è guardato sempre a dei tagli assurdi e non si è mai programmato nulla. È stato detto anche, per esempio, Nicolò all'inizio, l'amico Nicolò ha detto manca una digitalizzazione, c'erano delle opportunità di sfruttare dei fondi e invece anche quelle sono state rimosse o comunque rimandate. Ecco, questo invece non solo è basilare, ma è fondamentale e ormai irrinunciabile. Noi dobbiamo pensare a un programma, a non solo alcune politiche di prevenzione, ma un programma che rilanci la sanità in toto, partendo da una considerazione. Faccio proprio due considerazioni brevissime. Oggi la salute è più che mai una materia online. Io ho una testata giornalistica che mi è scoppiata con la pandemia. Ho un quotidiano online, oltre 6.000 visitatori al giorno, non me l'aspettavo. E sono persone curiose che vanno a vedere che cos'è la pandemia, cos'è un vaccino, la differenza fra un vaccino e l'altro e tutte le patologie che sono rimaste indietro.
Ma una cosa, una considerazione, appunto diceva Nicolò prima, la digitalizzazione è non solo importante ma irrinunciabile. Se noi non abbiamo le cartelle cliniche, è stato detto, online, fruibili, facili da consultare e sono diverse da regione a regione, è un sistema che non funziona. Io ho fatto un'ecografia, mi danno un dischetto, vado al piano di sotto dell'ospedale, l'altro medico non lo legge. Ma com'è possibile? Cioè, se noi ancora parliamo di queste cose, non possiamo andare avanti. Poi un'altra considerazione. Stamattina si parlava al Ministero di continuum. Vediamo che cos'è, perché è lì che parte la nuova programmazione del futuro. È lì che si parla dell'anzianità della popolazione, l'invecchiamento, che spesso la parola longevità attiva ci dovrebbe appartenere, invece siamo ancora molto indietro. Ma parliamo di strutture. L'RSA, l'antico ospizio, poi la casa di riposo, l'evoluzione, l'RSA del futuro, qual è? Questo è un modello che noi abbiamo, un modello d'eccellenza. Se non lo utilizziamo come si deve, ci saranno sempre morti, poca professionalità, isolamenti, e abbiamo visto il vaccino, anche se comincia dalle persone anziane, causa però sempre ritardi, sia nella programmazione che nella organizzazione. Allora, il continuum che cos'è? Vediamo di capirlo insieme. Si tratta di guardare all'invecchiamento della popolazione come a un'opportunità e come a una care economy, silver economy, care economy, che è quella preparazione all'invecchiamento che purtroppo è inevitabile in un paese come il nostro, ma in tutto il mondo. Noi siamo uno dei paesi più vecchi del mondo ad anzianità di popolazione. Io abito in una città piccola, Ancona, dove in un solo quartiere ci sono 8.000 ottantenni, 8.000 ottantenni in un quartiere, che è il quartiere Adriatico, quello del Passetto, per chi conosce questa città. Non c'è un servizio per gli anziani, non c'è nulla dedicato agli anziani, una sala da tè, un luogo di niente, c'era un ospedale, hanno tolto pure quello. Quindi io penso che c'è scarsa attenzione e la pandemia ha tirato fuori questo problema con una violenza inaudita, ma noi abbiamo un'opportunità. Questo è il pensare al futuro e dobbiamo assolutamente riuscirci. Il 25 di giugno ho organizzato un webinar, poi vi manderò a tutti l'invito, si chiama appunto RSA del futuro, perché il 90% dei malati, dei pazienti che sono in ospedale sono anziani, per fortuna, dico, perché si ammalano ovviamente più le persone fragili e in là con gli anni che i giovani, deve essere così. Ma su questo nessuno ragiona. Questa nuova commissione sta cercando appunto di portare dei numeri e di fare qualche riflessione in più. Ne parleremo lì, però bisogna assolutamente cominciare a pensare. Luca? C'è qualche problema tecnico per Luca? Mi dispiace. Ecco, su questo io concludo. Guardare all'invecchiamento può essere un'opportunità, può essere un momento formativo, può essere un momento di lavoro per tanti giovani professionisti, e dentro l'RSA, che è appunto la struttura che deve privata e pubblica, diciamo che a metà, forse più privata, però non può essere avulsa dal contesto pubblico, deve andare verso la personalizzazione della cura, deve andare però anche verso la specializzazione di tipo medico ospedaliero. Abbiamo visto che la necessità è questa assolutamente. Oggi più che mai la consapevolezza e l'opportunità di guardare all'invecchiamento della popolazione è anche una diciamo prospettiva di programmazione per tutto quello che è la sanità del futuro. Grazie a tutti e ci sentiamo presto. Grazie mille Luca, ti ringrazio per il tuo intervento e passo adesso invece la parola al dottor Augusto Gustì Melappioni, che è cardiologo, caro amico, vecchio amico, che è stato, questo ci tengo a sottolinearlo, assessore regionale alla sanità. Caro Augusto, a te la parola.
Grazie dell'ospitalità, grazie Luciana, grazie Mario, grazie a tutti che mi ascoltate. Sono state dette molte cose che condivido e quindi non le ripeterò come magari avevo programmato di fare. E fisserò alcuni punti, andrò per flash quindi, e anche in contrasto con qualcosa che è stato detto. Un aspetto, prima di tutto, perché l'ho vissuto in prima persona, le risorse che ci sono a disposizione non aumenteranno nei prossimi anni. Il paese si sta indebitando, veniamo da una crisi iniziata nel 2008, le risorse che adesso la sanità saranno tali in futuro. Questo non mi preoccupa più di tanto, perché sono convinto che un'ottimizzazione di queste risorse, togliendo i cosiddetti sprechi e quello che non si dovrebbe spendere, ci consentirà comunque di avere una sanità che è richiamata alla 883 a nella unitarietà di servizi per tutti i cittadini la sua peculiarità più importante. Quello che noi dobbiamo mantenere, è stato già detto questo fatto di avere comunque un sistema universale, unico, equilibrato, e io dico tendenzialmente pubblico. Questo non esclude la presenza del privato, assolutamente, ma il privato deve stare dentro un percorso di programmazione e di rispetto delle regole. Non è pensabile che nelle strutture pubbliche ci siano necessariamente i pronti soccorsi e le rianimazioni, che sono le parti più costose e più dispendiose di una struttura ospedaliera, e evidentemente questo non c'è poi nel privato, non garantendo molto spesso servizi adeguati come ad esempio la rianimazione post-operatoria. E quindi è necessario che ci sia da parte del legislatore e quindi da parte della politica un chiaro indirizzo sulle azioni da fare e soprattutto quello che manca, il controllo. In questo paese non si fanno controlli, non si verifica quello che si è promesso, si è fatto. E questo mi richiama subito all'articolo 5 della Costituzione modificato nel 2001, che io ritengo sia stato un errore. È vero, le regioni ognuno va per conto suo. Ognuna è stata in grado di fare quello che voleva nella sostanza, anche la regione Marche, non è che lo escludo, ma è mancato un controllo dello Stato. Ma io prima mi domando perché si è arrivati a una regionalizzazione della sanità. Ce lo dobbiamo ricordare, perché la centralizzazione non funzionava. Allora, ritorniamo senz'altro a una centralizzazione, ma a una centralizzazione efficace, una centralizzazione che funzioni, che ci siano i controlli. Noi oggi abbiamo i livelli essenziali assistenza e abbiamo dei meccanismi da parte del Ministero di verifica. Sono tutti formali e mai sostanziali, e nessuno controlla che veramente quei livelli essenziali vengano applicati e i cittadini ne possano usufruire. Un altro aspetto sul quale è importante spingere un po' l'acceleratore è la questione della formazione, è stata un po' richiamata. Io l'ho vissuta questa cosa. L'università, a sua volta, a suo tempo, sono diventate delle aziende, formano quello che vogliono e come fa comodo, diciamolo francamente. Perché non fanno più medici o non fanno più infermieri quelli che mancano? Perché costa questo? Noi nel 2003 lo pagammo, un raddoppio della formazione degli infermieri, lo pagammo come regione perché ce n'era assolutamente necessità. Quindi è necessario che a livello centrale ci sia un coordinamento fra quello che è le possibilità di formazione dell'università e dall'altra parte quello che può fare, che può fare, che serve al territorio. La carenza di personale che si è evidenziata nasce lì, nasce dal fatto che l'università ha propri criteri. Arrivava dal Ministero: che cosa vi serve? Non era mai quello che poi l'università faceva. Quindi ci sono una serie di punti
sui quali bisogna chiaramente che il rapporto fra Stato e Regioni sia ben codificato dalla politica sanitaria che da tanti anni manca in questo Paese. In questo Paese si parla poco di politica sanitaria, si parla di eventi, di questioni in generale. Un altro elemento importante è quello che diceva un economista dell'inizio del Novecento: non sprecare le crisi. Noi siamo in piena crisi collegata al virus e collegata quindi alla sanità complessivamente. Che sia questa un'opportunità. Molti di voi hanno parlato di territorio, condivido pienamente questa cosa. Non per niente nel programma presentato ieri al Parlamento ci sono risorse devolute fortemente nella sanità prioritariamente al territorio e all'azione sanitaria a livello domiciliare. Quindi questo aspetto è importante, come è importante quello che avete richiamato, le case della comunità. Le case della comunità sono un grado avanzato delle case della salute. Le case della salute erano solo sanità. Le case della comunità sono l'integrazione del sanitario con il sociale. Noi non ci rendiamo conto qualche volta, ma è stato richiamato il fatto che siamo un paese di anziani. Bene, quegli anziani molto spesso si trovano disorientati perché un servizio sta da una parte, un altro servizio sta da un'altra parte. Io dico che la sanità presa come singola entità funziona, ma il collegamento fra l'ospedale e il territorio molto spesso manca, molto spesso il cittadino è abbandonato e molto spesso quello che fa la sanità non è quello che riesce a fare il sociale, non c'è questa integrazione, quindi l'integrazione sociosanitaria rappresenta un aspetto fondamentale in un paese in cui la popolazione anziana è quella prevalente perché ha le multipatologie, quelle multipatologie che non devono stare in ospedale, devono stare sulle strutture residenziali e devono stare a domicilio. È stato detto prima, con un tablet si fa un'ecografia polmonare e si fa un'ecografia cardiaca molto facilmente al letto di qualsiasi malato. Quindi è una medicina che si sta trasformando, bisogna che la politica se ne faccia immediatamente carico e riorganizzi il sistema, perché le regioni che hanno soltanto la sanità pubblica e privata, ma prevalentemente ospedaliera, sono fabbriche di DRG, ma non sono fabbriche adatte per quello che serve ai cittadini, prevalentemente quelli anziani. Mi fermo qui, ci sono tante cose, ma voglio rispettare i tempi. Grazie Augusto, bravissimo, sia per l'intervento che per quanto riguarda la tua precisione nel rispettare il tempo. Ti ringrazio molto. Passo adesso la parola all'ultimo dei nostri invitati, dopodiché interverrà Luciana Sbarbati per le conclusioni. Sto parlando del dottor Amedeo Pancotti, della zona di San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, dico bene, è un medico oncologo. Amedeo, a te la parola, grazie. Grazie Mario, un saluto a senatrice Sbarbati, grazie per l'invito. Io vorrei iniziare con una nota polemica, no? Perché ho ascoltato con attenzione tutto quello che hanno detto i colleghi e devo dire che lo abbraccio, lo sposo, perché in realtà hanno detto tutte parole di buonsenso, ma soprattutto legate a una competenza e l'esperienza sul territorio. Allora io mi chiedo, ma dove è stata la politica in tutti questi anni? Cioè c'è stata una deconnessione clamorosa, fallimentare, vergognosa tra l'esperienza territoriale, tra l'esperienza sul campo, tra l'informazione tecnica e la politica. Perché io non posso pensare che noi 8, 9, 10 che siamo qui questa sera siamo i detentori, no, del sapere e della capacità organizzativa massima, no? Voglio sperare di no, perché sarebbe veramente troppo e forse anche, come dire, troppo triste. Ma se tutto questo non si è tradotto in un ascolto, probabilmente bisogna ristabilire una connessione anche in positiva da parte della base verso una politica che, a mio avviso, in questo momento è totalmente fallimentare, perché noi parliamo di progetti, parliamo di stanziamenti, però alla fine alla base, cioè a quelle persone che come noi sono sul fronte, non arriva
poco arriva ben poco. Perché? Perché molte volte troppe scelte sono condizionate da quelli che sono, come dire, i diktat elettorali. Ad esempio, la riconversione di alcuni ospedali, no? Viene spesso a volte disattesa, perché? Perché il sindaco del paese di turno si incatena alla porta dell'ospedale perché dice: noi difendiamo il nostro ospedale, senza capire che quella difesa è una follia, è un attentato alla salute dei cittadini che non potranno mai avere, come dire, una medicina, una sanità up to date, no? Proprio perché in questo senso mancano i fondi, manca una specialistica specifica. Io voglio porre come oncologo due o tre punti, e sarò velocissimo per restare nei tempi che sono, come dire, imposti da questo nostro incontro. È il discorso del territorio. Io ho abbracciato tantissimo il concetto del territorio. Perché? Perché come oncologo il territorio significa assistenza domiciliare oncologica, significa prevenzione, significa campagna di screening. Significa tutto quello che è una organizzazione che porterebbe poi a un minor afflusso di persone negli ospedali. Ad esempio, un potenziamento specialistico nei distretti sanitari, no? Adesso poi chiamiamoli come vogliamo noi, insomma, potrebbe, nel caso del esempio oncologico, ma anche cardiologico, che sono le patologie più, come dire, che sono quelle che hanno maggior numero di morti e di percentuale di ammalarsi le persone. Porterebbe, ad esempio, ecco, portare uno specialista oncologo in un distretto sanitario, quindi nella popolazione, sul territorio, per fare visite di follow-up, no? Farebbe soltanto diminuire in maniera clamorosa gli afflussi dei hospital oncologici e degli ospedali hub. E questo significa rendere una sanità ancora più snella sotto l'aspetto, per esempio, dell'oncologia, ma sarebbe anche verso l'aspetto della cardiologia o di altre patologie importanti, neurologiche, ortopediche, eccetera. Quindi un frazionamento della specialistica sul territorio. Io molte volte ho detto che noi dovremmo portare l'ospedale nelle case, no? Come dire, l'ospedalizzazione domiciliare, una cosa per cui mi batto da tantissimo tempo. Ovvero sia, io sono ricoverato a casa. Che vuol dire questo? Significa che ci sono equip specialistiche che arrivano al mio domicilio e mi curano, proprio perché grazie, come è stato detto da Augusto, da tutti gli altri colleghi, grazie alla telemedicina, oggi è possibile portare a casa quello che è un compito quasi da corsia, e questo possiamo immaginare in termini di costi, in termini di gestione del malato, in termini di afflusso nei centri hub, cosa può significare. Quindi non credo che debba spiegare. Una cosa che invece a me è piaciuta molto, anzi, poi voglio, ci torno dopo su questo, è, io voglio puntualizzare ancora il discorso delle competenze. Abbiamo detto sì, l'università deve preparare le persone, i colleghi, i giovani colleghi, che devono essere affiancati in un percorso formativo, secondo me, da colleghi magari più esperti, colleghi che magari sono stati andati da poco in pensione, che ne so, cercare comunque un bagaglio, perché noi vediamo, oggi abbiamo un numero importante di colleghi, io l'ho visto questa sera, insomma, che sono andati in pensione, ma che sono colleghi forti, che possono dare ancora tantissimo alla sanità e non possono essere lasciati così, dopo che lo Stato comunque ha speso per la formazione di queste persone, di questi colleghi, senza dare la possibilità di essere veramente delle guide, no, per i colleghi più giovani. E quindi il discorso delle competenze deve essere poi riversato anche nella pubblica amministrazione, ovvero sia nelle direzioni generali. Oggi io ho preso anche una querela per questo, però è impossibile, è impensabile che la politica scelga in maniera assoluta, per esempio, i direttori generali. I direttori generali, sì, c'è una lista nazionale, sappiamo benissimo tutte le cose, ma vengono scelti ancora oggi, purtroppo, dietro diktat politici. E questo non giova poi alle organizzazioni, all'organizzazione di un'azienda sanitaria. E perché? Perché le competenze mancano, e quando mancano le competenze si annaspa. Il Covid ci ha fatto capire questo, il Covid ci ha trovati impreparati. Impreparati perché abbiamo massacrato la medicina territoriale, la medicina ospedaliera, e quindi siamo arrivati a un punto in cui non era più possibile poi gestire una pandemia, con tutte le difficoltà che c'erano. Pensate che ancora oggi noi abbiamo oltre 2 milioni, credo, di esami non fatti, di esami diagnostici, e io sto vedendo nella mia professione persone che hanno ritardi di diagnosi, aggravamenti di patologie, impossibilità di fare cambi terapeutici. Perché? Perché le persone non vanno in ospedale. Chiudo velocissimamente, Mario, con una parola di Guzzati che mi è piaciuta moltissimo. Il discorso delle persone anziane che hanno un punto di riferimento. Sarebbe bellissimo, ho scritto io, creare delle case di aggregazione sanitaria, chiamate, no? In cui magari la mattina
con l'aiuto di un medico volontario andato in pensione, di infermieri, si possono fare quelle piccole cose raccordate con i medici di medicina generale, assolutamente, come prendere il diabete, misurare il diabete, una pressione, la temperatura e l'ascolto. L'ascolto che diventa una terapia fondamentale in una società che purtroppo ci chiude sempre di più dentro le nostre case. Grazie e un saluto a tutti. Grazie tante Amedeo, grazie anche a te. E adesso finiamo, chi come noi ormai è datato, conoscerà il gruppo che c'era una volta dei giganti, che diceva conclude il tema Enrico Maria Papes, invece in questo caso conclude il tema Luciana Sbarbati. Prego Luciana. Grazie Mario, e innanzitutto voglio ringraziare tutti per la partecipazione così puntuale, così alta e così sentita al tema e ai problemi che questo tema pone. Voglio ringraziare anche Andrea e Mario che hanno condotto tecnicamente e diciamo anche a livello organizzativo la questione, ma soprattutto voglio anche ringraziare RTM Canale 18 per darci questo ascolto e questa opportunità di arrivare a più persone possibili, sperando anche di arrivare alle orecchie di chi deve sentire. E su questo mi piace che tutti hanno convenuto, tutti coloro che hanno parlato e sono intervenuti hanno convenuto su una cosa: quale grave errore è stato votare quella riforma del titolo quinto della nostra Costituzione. Voglio ricordare, e non perché ne porti il vanto, ma perché ne sono proprio veramente orgogliosa, di aver votato contro, ed essere stata forse l'unica nell'ambito del centrosinistra ad aver votato contro quella riforma. Anche perché, in memoria dell'insegnamento spadoliniano, le questioni grandi che riguardano tutti i cittadini in maniera, come dire, assolutamente paritaria, che sono la cultura e sono la salute, devono essere in capo al governo nazionale, non possono essere appannaggio delle singole regioni che hanno fatto di tutto e il contrario di tutto, regioni che sono decollate e altre che sono rimaste al palo e così via, con una parcellizzazione del servizio sanitario che non è più erga omnes, come dire, nell'ambito di una universalità con le stesse opportunità per tutti, ma è diversificato con eccellenze che sono localizzate tranquillamente in posizioni soprattutto al nord e con delle deficienze che vengono rimarcate soprattutto nel centro-sud. Devo dire che su questo ci batteremo e ci batteremo con molta determinazione, ma vedo che tutti stanno riflettendo anche per quello che il Covid, come è stato detto da tutti, ha messo a fuoco le deficienze, le defezioni gravissime che nell'ambito della sanità pubblica e della sanità anche privata, ma anche del sistema sanitario nazionale, che era uno, come diceva Ginetti, dei massimi più bei sistemi che tutti ci invidiavano, che è stato piano piano, no, gambizzato e ci ha portato a questa situazione che il Covid ha messo in luce sotto gli occhi di tutti, su cui bisogna intervenire. Detto bene Nicolò, non abbiamo avuto la capacità di aggredire quel finanziamento che il MES ci ha proposto e che avrebbe potuto fare la differenza anche rispetto ai fondi che comunque il nostro governo ha impostato per quanto riguarda il recovery plan nell'ambito appunto della sanità e quindi degli interventi in materia. Sono necessari, necessarissimi direi. Ma se non si riforma questo titolo quinto, noi ci troveremo sempre con delle contese aperte tra Stato e Regioni e ci troviamo di fronte a una situazione, quale che l'abbiamo verificato, tra un governo che dice una cosa, le Regioni ne fanno un'altra, una ripicca continua, una lotta a chi è più bravo, chi è meno bravo, chi fa di più, chi fa di meno, alla faccia dei bisogni veri dei cittadini. Quello che mi è piaciuto e ho trovato, come dire, come leitmotiv in tutti gli interventi è una cosa alla quale io sono particolarmente affezionata, cioè parlare soprattutto e focalizzare l'attenzione sul malato come persona. Voglio ricordare, e lo faccio con molto piacere anche con riferimento al dottor Candela, io per quasi 17 anni ho insegnato psicologia clinica all'ospedale di Iesi assieme a suo padre, che faceva ben altro naturalmente, molto in maniera più competente di me, ma io avevo il mio settore e su quello ho lavorato con
con grande passione, dicendo soprattutto a tutti gli infermieri, caposale, eccetera, medici, il malato non è un numero di corsia, il malato non è la malattia, il malato è una persona che ha quella malattia, che ha quei problemi, e quei problemi non sono soltanto fisiologici, ma sono anche psicologici e anche psicosociali, per cui tutti avete detto che bisognerà fare un processo, soprattutto ultimamente anche il dottor Melappioni, un processo di armonizzazione, di connessione, come è stato giustamente detto, tra la parte sanitaria e la parte sociale, considerato che il nostro paese è uno che ha la popolazione più vecchia del mondo, la gente invecchia e ne sappiamo bene qualcosa su quello che comporta la vecchiaia, questa transizione dalla maturità alla vecchiaia che genera anche scompensi non soltanto dal punto di vista fisiologico con l'aggravarsi di malattie più o meno gravi, ma anche scompensi dal punto di vista psicosociale per problemi di solitudine, problemi di capacità di connettersi con un mondo che cambia vertiginosamente con una velocità supersonica grazie alle nuove tecnologie sulle quali naturalmente la terza età non ha quella capacità di utilizzazione, non ha quella dimestichezza di utilizzo che bisognerebbe avere per poter restare sempre, come direbbero i nostri figli, connessi, quindi aggiornati, quindi con una certa competenza, quindi con la familiarità per i percorsi che sono necessari soprattutto nell'ambito sanitario. E allora le tante cose che sono state messe qui questa sera in cantiere dalla medicina familiare, insomma chiamiamola così, posta dai medici di famiglia che hanno parlato, ma anche da tutti quanti, con una necessità di ritornare a valorizzare anche la figura del medico di famiglia che è stata troppo bistrattata, che deve aiutare il paziente in famiglia, quindi nell'ambito sociale, della sua socialità, della sua affettività, del suo mondo al quale fa riferimento continuo, senza il quale si sente perso. Ospedalizzare una persona è comunque un trauma, anche se necessario, ma è comunque un trauma. La possibilità di curarla nel suo ambito familiare, nel suo ambito affettivo e sociale, ha una capacità più forte di arrivare a una soluzione del problema. Ecco allora una serie di questioni che sono state poste in maniera molto brillante, che riguardano innanzitutto la, come dire, una uniformità tra tutte le regioni e quindi un ritrovarsi su un piano sanitario nazionale da difendere, da portare avanti, soprattutto nell'ambito del potenziamento della sanità pubblica. Figuratevi se io non sono su questa posizione. Ho sempre difeso la scuola pubblica, così come difendo la sanità pubblica, che sono per tutti i cittadini e devono essere per tutti i cittadini. Ha fatto bene Ginetti a richiamare l'articolo 32, perché l'articolo 32 recita con precisione che è un diritto di tutti i cittadini e che lo Stato deve provvedere alle cure, eccetera, eccetera. Allora, su questo va fatta una riflessione, e la riflessione è complessa. Qua è stato tirato in ballo l'università, per carità, è stato tirato in ballo la aziendalizzazione esagerata attraverso la formazione delle ASL, di queste strutture che devono governare la sanità pubblica e la sanità in senso generale. Ma è stato posto anche dal dottor Candela un problema molto particolare. Lui ha detto, e me lo sono segnata perché è molto importante, la governance ai tecnici, il controllo alla politica. E qualcun altro ha detto, giustamente, l'ultimo Melappioni, i controlli in questo paese non si fanno. Ma chi ce l'ha la governance? Ce lo vogliamo chiedere? Chi ce l'ha la governance? Allora, se la politica prescinde intanto dai controlli, ma presuppone anche di avere la capacità, no, di attivarsi a 360 gradi anche sul sistema della governance, abbiamo sbagliato veramente la traiettoria per fare della sanità un servizio pubblico essenziale come i nostri cittadini hanno diritto e di cui hanno bisogno. E allora una uniformità tra le regioni. Io più volte, anche andando in ospedale, ad Ancona, all'ospedale regionale, ma anche negli altri ospedali, sento dire appunto: non abbiamo la possibilità
attraverso appunto questi sistemi informatici che sono diversi da realtà provinciale a realtà provinciale, da ospedale a ospedale, di avere una cartella a disposizione di quello che è stato il percorso precedente fatto magari altrove da un paziente che ha delle patologie anche piuttosto gravi. Non c'è nessuna possibilità di connettersi, di vedere, di adeguare il sistema. Ma perché? Perché manca la volontà di farlo. Perché una delle riforme fondamentali, e grazie a Dio è uno degli driver di fondo delle dinamiche su cui il recovery plan si deve muovere se vogliamo ottenere quei finanziamenti e se li vogliamo spendere, è proprio in questo settore, la digitalizzazione. La digitalizzazione comporta anche, come è stato detto, una formazione, un preciso addestramento professionale di tutte le figure sanitarie, non soltanto dei medici ospedalieri, dei medici universitari, dei medici di famiglia, ma anche degli infermieri e anche di tutto il personale assistenziale che orbita nell'ambito del settore della sanità. Detto questo, questa è la cultura, insomma, dell'ovvietà, no? È ovvio che tutte di queste cose sappiamo e sappiamo quanto siano necessarie. Bene, che siano necessarie, che lo sappiamo, d'accordo, ma che questo, come dire, entri nella testa di chi governa il territorio, di chi governa il paese, è ancora, diciamo, una, non voglio dire utopia, ma è un obiettivo da realizzare, è un obiettivo da realizzare e va perseguito con la forte, tenace responsabilità di tutte le istituzioni repubblicane di fare questo passaggio, ritornare ad una sanità pubblica efficace ed efficiente, con un rapporto complementare con la sanità privata, perché io dico anche questo, come lo dico per la scuola pubblica, laddove lo Stato non fa, se qualche privato mette in campo qualche iniziativa positiva e fondamentale e anche di eccellenza, perché no? Perché no? Ma prima, per favore, utilizziamo le risorse pubbliche per la sanità pubblica, per il servizio pubblico, così come per la scuola pubblica. Poi, se ci sono realtà private che meritano, perché no, anche avere questo tipo di collaborazione, questo feedback che può essere importante, necessario anche per una dinamica di proiezione futura sempre più aggiornata, sempre più potenziata. Non ce l'abbiamo assolutamente, noi repubblicani poi siamo anche per la libera impresa, chiaramente, quindi sosteniamo anche iniziative forti, culturali, di specializzazione, di approfondimento scientifico, di ricerca scientifica in questo settore, che possono essere anche supportate da privati, da elargizioni, per carità. Però, ecco, l'attenzione al servizio pubblico essenziale fatta con un rientro non al passato, a una mentalità passata, perché non si torna indietro, nella vita non si torna indietro, si può ricordare, si può puntualizzare, si può riportare all'attenzione di tutti qualcosa che è stato decisamente positivo, ma su questo bisogna lavorare per renderlo attuale, concretamente vero, verificabile e attuabile nell'immediato presente e anche nella prossimità del futuro. E allora per questo ci vuole, come è stato detto, chiaramente, è stato detto una parola magica per noi repubblicani, una parola magica che è la programmazione. Come altra parola magica sarà la digitalizzazione, senza la quale una programmazione seria non si può fare né si potrà fare. Ecco allora che la programmazione sanitaria sul nostro territorio nazionale deve vedere quella uniformità, chiaramente, tra le regioni, deve vedere il potenziamento, come è stato detto, della medicina del territorio, con una particolare attenzione all'assistenza domiciliare, perché, come ripeto, arriva direttamente alla persona nel suo habitat naturale, affettivo, sociale, e quindi non solo alla sua malattia, ma va fatta anche, e questo è stato ribadito da più di uno di voi, la prevenzione. La prevenzione è stata abbandonata da troppo tempo. Ricordo anni fa se ne parlava tantissimo e anche nelle scuole erano arrivati i medici scolastici, le equipe scolastiche che lavoravano soprattutto su versanti molto importanti che riguardano appunto la disabilità, che riguardano il disagio sociale e quindi tutte le malattie che derivano dal disagio sociale, di cui i giovani ragazzini o meno ragazzini o adolescenti oggi portano appunto le ferite sulla loro carne e sul loro spirito.
era un lavoro positivo, era un lavoro di prevenzione, era un lavoro di ascolto. È stato detto, l'ascolto del medico, da parte del medico, del paziente, è fondamentale. Lo diceva Gatti, bisogna ascoltare, bisogna connettersi con il malato, bisogna interagire con il malato. E questo è importantissimo, perché la fiducia in chi ci assiste, in chi ci cura, è una parte fondamentale anche delle possibilità di arrivare ad una guarigione vera, effettiva, e non soltanto, diciamo così, estemporanea, che poi dopo naturalmente ci abbiamo i malati ciclici, perché naturalmente non c'è neanche la fiducia nel medico curante. E va bene, tutte queste questioni sono state poste in maniera forte, in maniera sentita. E mi piace anche ricordare soprattutto il problema della formazione del personale. Formazione universitaria, è stato detto. Deficit ce ne sono, certo, a tutti i livelli. Deficit a tutti i livelli, non soltanto per i medici e per gli specialisti, ma anche per gli infermieri e tutte le figure sanitarie che ruotano attorno al mondo della sanità. La formazione è importantissima e va fatta con sistemi moderni. Proprio bisogna pensare a una formazione diversa dalla trasmissione di nozioni, ma una formazione che viene fatta sul campo, nel territorio, dentro le corsie ospedaliere, con l'esperienza viva, diretta, sulla propria carne, sulla propria pelle, delle questioni. Soltanto così si può recuperare una dimensione che è professionale, ma è anche umana, del medico, e quindi riabilitare tutto il sistema sanitario come un sistema che guarda alla persona, al suo diritto alla salute e quindi al suo diritto alla felicità. Non so se ho toccato tutte le cose che voi avete detto, sono state tante, importantissime. Concordo soprattutto anche su quel discorso dell'aziendalizzazione, ma concordo soprattutto sul fatto che avete messo a fuoco l'errore madornale fatto con la riforma del titolo quinto. Come repubblicani ci batteremo perché venga abrogato quel titolo quinto, si ritorni a un servizio sanitario nazionale, si ritorni a una medicina del territorio, si ritorni alla, come diceva il dottor Candela all'inizio, alla questione del merito. Perché anche qua, e chiudo con questa nota che è un po' polemica, bisogna vedere cosa succede, come lo fanno dentro le università i figli dei figli e i figli degli altri figli, anche nel settore della sanità, cosa avviene quando si forma o si, come dire, nobilita qualcuno al ruolo di primario, a ruoli apicali, che forse merita di più qualcun altro, ma perché? Perché poi la politica ha le sue, come dire, traiettorie, e su queste traiettorie qualcuno soccombe. Ma non soccombe soltanto la persona, soccombono poi i cittadini, perché il merito, la preparazione, la serietà, il rigore professionale sono estremamente importanti, come il dovere e diritto per tutti quanti, medici in particolare, di aggiornamento. Nessuno si metta in pantofole, il Covid ci ha detto che dobbiamo correre, lavorare, lottare, non soltanto per avere i vaccini e per vaccinarci, ma anche per trovare le cure che a livello domiciliare potranno salvare vite umane e impedire l'affollamento degli ospedali e soprattutto delle terapie intensive. Grazie a tutti, grazie a te, sentito e di cuore, e arriveremo a questo documento di lavoro e lo porteremo all'attenzione nazionale e anche regionale. Molto bene, grazie Luciana, grazie mille per il tuo bellissimo intervento, un saluto a tutti quanti, ringraziamo l'emittente di RTM che ci ha seguito fino alla fine, grazie tante ad Andrea che ci ha tenuto, diciamo, tutti a battesimo. Grazie a tutti e al prossimo nostro intervento televisivo su qualche altro argomento. Grazie. Avremo la giustizia, Mario, e il lavoro. Perfetto.